Marco Sansovini, innanzitutto i nostri complimenti perché nei momenti difficili calcistici e soprattutto non come questo, davvero capitano e davvero uomo, ci metti sempre la faccia e sei sempre qui. Oggi è difficile parlare di calcio, parliamo del fatto che anche noi come Forza Pescara.tv ci siamo schierati apertamente contro questa partita da giocare, volevo sapere la tua opinione. La mia opinione, io mi associo con voi perché anche secondo me sarebbe stata da rinviare, penso che nessuno avrebbe obiettato, voglio dire, cioè, chiaro, la gente muore, però questo era una persona dello staff, una persona della squadra, uno della società, una figura di rilievo, è bruttissimo, comunque la vita va avanti, le decisioni non le prendiamo noi, possiamo solo unirci al dolore ed essere solidali con la famiglia che sta tanto soffrendo. È brutto anche chiedertelo, ma c'è un ricordo particolare che vuoi condividere con tutti coloro che magari non hanno avuto la fortuna di conoscere di persona Franco Mancini? Ma io mi ricordo quando stavamo in ritiro su a Viterbo, avevo un piccolo problema alla gamba, allora invece di fare il giorno di corsa ho fatto un attimo un lavoro con i portieri di forza per la parte superiore e niente, lui faceva fare degli esercizi veramente pesanti, non era abituato e niente, mi ha detto fa schifo, però questo è un ricordo simpatico, siamo messi a ridere, basta. Purtroppo comunque la partita c'è stata e dico purtroppo al di là del risultato e bisogna comunque parlarne. Pescara che era partito bene, poi tu sull'1-1 hai avuto la palla per invertire la tendenza di questa partita, una traversa che grida ancora vendetta. Ah, sicuramente se avessi fatto gol io penso che staremo parlando di altro, è chiaro che la differenza l'hanno fatta le finalizzazioni, perché una partita così secondo me non si può perdere. Bari non ha fatto un tiro in porta, che io mi, a parte i due gol, uno da centrocampo che è stato bravo lui, l'altro un gol così, però azioni non ci hanno mai messo in difficoltà. Noi siamo stati penso 80% della partita dentro la tre quarti loro di campo, quindi però parliamo come si dice di aria fritta, di poco, perché poi hanno vinto 2-1 e questo è questo quello che conta, anche se noi dobbiamo ripartire chiaramente dalla nostra mentalità, da questa partita che io, a mio avviso è stata ben giocata, e dobbiamo ripartire con fiducia e serenità perché dobbiamo ritornare a fare 3 punti. Anche oggi qualche episodio dubbio in area di rigore avversaria che non è stato sanzionato dall'arbitro con un penalty per voi? No, io come ho fatto l'altra settimana ad Ascoli non parlo degli arbitri e degli arbitraggi, ne parlerà chi di dovere, chi sa parlare meglio, io non mi esprimo. Chiudiamo con una considerazione generale, il Pescara perde, però eccetto il Verona le altre non si avvantaggiano. Sì, ma noi dobbiamo pensare che abbiamo perso noi, e gli altri sì, è chiaro che li dobbiamo guardare sicuramente perché sono lì, però dobbiamo intanto guardare a casa nostra e dobbiamo iniziare a fare 3 punti.